Allora, ricominciamo con questa sessione, compito per me ingrato perché sono antropologo e quindi apro la Ma lo discussione facciamo apposta, è il nostro su un obiettivo. sociologo, compito molto felice perché sono sicuro di imparare tantissimo. Secondo me non ci spostiamo tantissimo perché il titolo è Diritto e Società, quindi secondo me rimaniamo un po', diciamo, nell'ambito. Un invito che volevo fare, noi parleremo, il professore Francesco Margiotta Broio parlerà fino alle 12:45, poi abbiamo praticamente più di un quarto d'ora per la discussione. Allora, l'invito che faccio, perché lo so, perché anche i miei studenti sono timidi, buttiamoci a discutere, perché anche qualcosa, diciamo, che può sembrare rilevante, poi nella discussione, sono dei collegamenti che anch'io ho fatto quando hanno fatto delle domande. Quindi, non siamo timidi, parliamo e vediamo cosa viene fuori, perché spesso imparo più dalla discussione, diciamo, che dalla discussione principale, va bene? E diamo la parola al nostro carissimo professore, va bene? Allora, buongiorno, grazie agli amici, soprattutto ai Silviani che mi hanno coinvolto in questo vostro incontro e vi posso dire che mi avete obbligato a tornare indietro di circa 60 anni, perché nel 62-63 io ero dottorando alla Facoltà di Diritto di Parigi con il professor Le Bras, che era uno storico del diritto, ma anche un importante sociologo delle religioni, e il professor Pua, che è stato evocato, era assistente. Quindi pensate voi quanto tempo è passato. Comunque, sia chiaro, io sono un giurista, non un sociologo, quindi mi perdonerete se certe sfumature funzionano le cose. È inclinazione diffusa di noi giuristi subordinare al diritto tutto l'ordine della società. Facciamo fatica a immaginare la pace senza il concorso di precetti e divieti, senza il recinto delle strutture e la minaccia delle sanzioni. Siamo tutti inclini a sostenere questo monopolio, anche se molte norme che garantiscono l'ordine nelle religioni, per la loro origine e il loro carattere, sfuggono completamente al sistema giuridico. Norme delle fedi e dei costumi, definite dagli organi confessionali, approfondite dai teologi e accettate dai credenti per convinzione o per abitudine. Regole rituali ispirate alle fonti del culto, formalmente dai legislatori dei diversi culti, fissate dagli usi, applicate dai giudici anche per alimentare le devozioni, ma a volte dettate semplicemente dagli usi sociali o dalle coscienze individuali. Ci sono religioni che si reggono ancora senza leggi scritte o consuetudini seguite da persone ispirate dalla forza dell'adesione e ignare dei precetti specifici, delle sanzioni e della cosiddetta imperatività delle norme giuridiche. Persone dei quali ritengono che gli obblighi morali non abbiano meno forza di quelli giuridici e che non ci siano ripartizioni tra pubblico e privato o discordanze geopolitiche. Senza risalire al passaggio dai miti religiosi della Grecia antica al secolo di Parmenide, Platone o Aristotele, o all'imperatore Costantino e a Papa Gelasio, al concordato di Worms, alla pace di Augusta e alle crisi successive alla riforma protestante, analizzate, come sapete, da Max Weber,
possiamo ricordare che il problema sempre aperto dei rapporti tra diritto e religione, cadenzati per il cattolicesimo anche dai numerosi concordati, pensate che da Pio VII a oggi, 1801, oltre 350 concordati. Si concreta in Occidente, dicevo, il problema si concreta in Occidente con i sovrani papizzati o i pontefici sovranizzati. Abbiamo noi questa, diciamo, questi doppie correnti, no? La relazione che abbiamo ascoltato ci consente, inviterei i giovani, sono qui a farlo, a leggere i discorsi di questo Papa alla luce della sua relazione, per cercare, perché è veramente estraneo alla cultura europea, cioè, no? Cioè, noi eravamo abituati ad avere appunto al massimo qua in polacco. Dunque, dopo la riforma del Cinquecento, i culti con rilevanza giuridico-politica moltiplicano gli accordi con gli stati, rendendo più complessa la gestione pubblica delle comunità e delle appartenenze confessionali delle persone. Solo negli ultimi due secoli, come vi accennavo, sono stati firmati 250 concordati tra la Santa Sede e vari stati dell'Europa. Pensate, 250. Furono sicuramente i noti rivoluzionari di fine Settecento e del primo Ottocento a moltiplicare gli aspetti e i problemi di un rapporto che vede ancora in Occidente, nei paesi dell'est europeo e in Turchia il complesso confronto tra sistemi e ordinamenti giuridici e società religiose. Il tutto ora solo in apparenza semplificato dalla crisi delle pratiche religiose esteriori statisticamente valutabili. Perché è chiaro, quello che prega da solo a casa sua non è che lo possiamo schedare, no? Noi possiamo valutare le pratiche religiose, la vecchia, ma quello che prega da solo in casa sua non sappiamo chi è, né come e quando. Disquisire di luoghi ed enti di culto, di libertà di manifestazione delle credenze religiose, di presenza delle religioni e dei loro simboli nelle scuole, negli ospedali e nelle forze armate, in un contesto di evidente secolarizzazione o, nel migliore dei casi, di spiritualità secolarizzata, potrebbe diventare una mera discussione accademica. Certamente va segnalata una crescita di quelli che vengono chiamati, soprattutto dai sociologi, i riti di passaggio. Ci si consola peraltro osservando che se oltre il 90% dei cattolici non va più a messa la domenica, questa stessa percentuale partecipa ancora a qualche rito stagionale, come prime comunioni, cresime, matrimoni, rosari funebri, funerali, celebrazione della messa per i propri parenti defunti. Ecco, queste sono pratiche che ancora si verificano. Qualcuno parla di una religiosità festiva che non comporta la pratica domenicale della messa né la coerenza con le prescrizioni etiche o le verità teologiche della Chiesa di Dio. Del resto, già Durkheim nel 1912 parlava, cito, di culto costituito dal ciclo delle feste
che tornano regolarmente in epoche determinate ed esprimono il ritmo della vita sociale, che vede il regolare è sempre l'Ucraina, il regolare avvicentamento di tempi sacri e tempi profani. Per non sottovalutare ovviamente gli incontri di grandi folle con i papi di Roma, che confermano l'importanza delle esperienze collettive nel ricomporre un nuovo sistema di simboli e di paro. Si è parlato addirittura di un Pantheon fai da te e di forme residue del simbalein, cioè del mettere insieme e creare legami tra gli individui. E per non parlare di un mondo che a me è estraneo, il mondo digitale, che tende a far scomparire le soglie temporalmente intense a favore di una comunicazione continua e priva di passaggi. Ben lontana da quei riti che richiamano i fedeli ai quali si riferiva Gabriele Braz nel volume Le Chiese e le Village del 1976, tradotto in italiano nel 79, ma che Braz già nel 55 aveva evidenziato che, cito, il cristiano secolarizzato ammette solo un controllo parziale delle chiese o delle altre istituzioni religiose e non prende più sul serio le molteplici prescrizioni, abbandonando facilmente le pratiche confessionali. 1955. Qualcuno vede la secolarizzazione come liberazione della religione dal potere temporale, un fenomeno che ha fatto parlare di un ritorno alla spiritualità e di un legame preferenziale della religione con la coscienza e la libertà della persona, invece che con il potere temporale, dimenticando che già nel 1893 Pierre Lafitte dichiarava che Dio, cito, aveva cessato di essere oggetto del diritto pubblico, restando solo un oggetto del diritto privato. Oggi si parla invece di frattura fra religione rappresentata e religione vissuta. E si osserva che per effetto delle recenti immigrazioni da culture non occidentali, le culture nazionali occidentali sentono con più urgenza il bisogno di rafforzarsi e ricompattarsi e chiedono alla religione di venire in soccorso di questo obiettivo etico-politico, ma anche chiedono anche alla laicità di diventare positiva e ai patrimoni religiosi nazionali di favorire la coesione civile e ai magistrati di interpretare e applicare le leggi come scudo di protezione della libertà individuale dal potere e non come strumento di potere della maggioranza. È un autore che si chiama Marzano, che da cui ho tratto l'incitazione. Evidente in questo contesto la difficoltà del cattolicesimo a farsi da parte, ad andare in minoranza insieme con i suoi valori nel libero gioco democratico davanti allo Stato, ad accettare il principio secondo cui in democrazia tutte le verità sono parziali, perché non esiste in democrazia una riserva superiore di verità esterne al confronto politico, né esiste
una qualsiasi forma di obbligazione religiosa, appuntamento delle leggi degli Stati. Per non trascurare l'odierna realtà, permettetemi di segnalare che oggi nell'Unione Europea vivono 26 milioni di musulmani, il 5% della popolazione totale, e che si tratta di cifre in rapida crescita sia per i più alti tassi di fertilità, sia per i flussi migratori. E che si pensa che nei prossimi 30 anni il numero possa salire. Federale tedesca, le comunità islamiche arriverebbero a costituire il 20%. Che rende difficile separare la sfera religiosa e culturale da quella pubblica. E se pensate che a metà dell'Ottocento almeno un principio di separazione, e pensate che questo negli stati islamici non esiste. Il famoso principio francese di laicità e il rispetto dei diritti civili fondamentali hanno vita sempre più difficile. Al di là della non facile integrazione, alcuni immigrati musulmani cercano di adattarsi ai valori culturali dell'Europa e alla normativa comunitaria europea in vigore, ma in Germania i servizi segreti segnalano la presenza di oltre 25, lo dicono loro, per converso il 14%. Cento di elettori dell'Unione Europea votano partiti islamofobi contro il 5% di quelli che li votavano nel 2003. Pensate, quindi c'è questa cosa. Il dato dei 25.000 fanatici, professore, dipendeva da dove? Allora, i 25.000 fanatici lo dicono i servizi segreti tedeschi. 25.000 fanatici, tra i quali 2.000 possibili attentatori. Grazie. Aggiungo che qualcuno ritiene anche che i conflitti indirettamente. Non a caso, ma per ora, senza esiti, il presidente francese Macron favorisce un dialogo che porti alla Allora, luoghi di culto, Islam 655, Chiese Ortodosse 355, Chiese Ortodosse Cristiane, Chiese Neopentecostali Africane 859, Sikh 37, Buddhisti 126,
Indu 2. E la sempre la Caritas ci dà queste appartenenze religiose, 1.645.000 all'Islam, 1.405.000 alle chiese ortodosse. Interessante, siamo quasi lì, ortodossi e musulmani. 150.000 neopentecostali africani, 120.000 i Sikh, 80.000 i buddisti, 1.500 gli Hindu, un totale grosso modo di 2.265. Mancano le chiese evangeliche cinesi e quelle latinoamericane di cui abbiamo sentito parlare. Le prime sono di difficile divulgazione. Le seconde iniziano a diffondersi, ma la loro rilevanza non è paragonabile a quella delle altre denominazioni. I luoghi di culto dell'Islam sono sparsi in tutto il territorio italiano, con una densità maggiore laddove lo sviluppo delle piccole e medie aziende dei tanti distretti del nord dell'Italia industriale ha attirato dai paesi a maggioranza musulmana molti immigrati. Non solo il Maghreb, in primis il Marocco, ma anche l'Egitto, il Pakistan, il Bangladesh, scusate, e risalgono a tempi più lontani e sono relativamente più estese comunità iraniane e siriane. Naturalmente tutto questo è provocato dalle situazioni che ci sono in quei paesi. Molto significativa, come vi accennavo già, la presenza dei cristiani ortodossi in Italia, quelli che si chiamano greci più o meno. La presenza che in confronto con quella a tutt'oggi precaria delle varie comunità musulmane attendono ancora un inquadramento giuridico e sembrano però stabili e definiti. Non solo perché, pensate che la prima chiesa diversa dalla cattolica, riconosciuta dallo Stato italiano a fine 800, secondo voi, qual era? Protestanti. No, gli ortodossi. Gli ortodossi di Venezia. C'è un'isola addirittura che c'ha una... sono la prima comunità religiosa riconosciuta dallo Stato italiano post-risorgimento. E anche perché, paradossalmente, l'inserimento nel tessuto socio-religioso italiano è stato facilitato per alcune chiese dei paesi dell'est dai vescovi cattolici. I vescovi cattolici, siccome c'hanno anche luoghi di culto che non sanno più che farci, e allora li danno alle chiese, soprattutto romena, moldava e ucraina. E vediamo un attimo, sono dati purtroppo del 2012, ma insomma non sono molto cambiati. La Chiesa ortodossa romena, 166 tra parrocchie e monasteri. L'arcidiocesi ortodossa d'Italia e di Malta, che dipende da Costantinopoli, 84. La Chiesa ortodossa russa, 44. La Chiesa copta ortodossa, 21. La Chiesa ortodossa greca del calendario dei padri, che abbia capito chi siano, no? 9. Pensate che in Grecia sono riusciti a far riconoscere giuridicamente la religione greca antica. Giove, Giunone, hanno avuto riconosciuto un gruppo, una comunità di greci, pazzerelloni, ma hanno ritirato poi bene, insomma, non gli manca. E d'altronde perché dirgli? No, non c'è, non c'è,
Professore, sui rumeni, dopo l'ingresso nell'Unione Europea, sì, le parrocchie sono raddoppiate. Allora, abbiamo detto l'arcivescovato per le chiese ortodosse russe, 7 fra parrocchie e monasteri, la chiesa etiopica ortodossa 5, la chiesa ortodossa serba 4, la chiesa ortodossa rumena 3, la chiesa ortodossa autonoma dell'Europa occidentale delle Americhe, metropoli a Milano e Aquileia 3, la chiesa ortodossa bulgara 2, chiesa ortodossa eritrea 2, chiesa ortodossa macedone 2, chiesa apostolica armena 1, chiesa ortodossa russa di rito antico, so che sia, insomma, 1, chiesa ortodossa italiana 1. Ecco, guardate, quindi se poi noi prendiamo l'annuario statistico della Chiesa Cattolica, i cattolici vedono nel mondo l'Europa in declino, ma in Africa un boom di battezzati e vocazioni. Questo è l'annuario statistico della Chiesa del 21, più il 23 non è ancora uscita, e a quella data il numero dei cattolici nel mondo era 1.375.852.000 persone, con un aumento di circa 17.000 unità. L'aumento interessava tutti i continenti tranne l'Europa, che ne aveva persi 244.000. I vescovi nel mondo erano 5.340, parliamo sempre del 21, di cui 1.185 religiosi, cosa che una volta non era, cioè i frati in genere non diventavano vescovi, perché invece adesso abbiamo una buona percentuale. I sacerdoti 407.870, diminuiti di oltre 2.000 unità, e come sempre la diminuzione più consistente è quella europea, meno 3.362, e l'America 1962. Aumenti in Africa, in Asia e in Oceania. Si confermava, anche sempre secondo questo annuario, la tendenza alla diminuzione delle religiose, le suore, con un calo di 10.588 unità rispetto alla rilevazione precedente. I seminaristi, quelli che si chiamano i seminaristi maggiori, sia predichi e frati, diocesani religiosi, erano 109.895, l'aumento dove? In Africa più 187, in calo in America meno 744, in Asia meno 514, in Europa meno 888. Nel campo dell'istruzione la Chiesa gestisce nel mondo quasi 75.000 scuole materne frequentate da 7.566 alunni, 100.000 scuole primarie per 35.000 alunni, 50.000 istituti secondari. Quindi questo. Là, se guardiamo i matrimoni, nel 21. Scusi, i dati degli alunni delle scuole secondarie? Aspetti, gli alunni delle scuole secondarie 19.485.
sono aumentati i primi matrimoni nel 21 rispetto al 20, del 29%, sono aumentate del 39, quasi 40%, le unioni tra partner dello stesso sesso e sono aumentati nel 20 più 31% i divorzi consensuali nei tribunali. Ecco ancora qualche dato, secondo sempre questo Caritas, gli elettori che vanno a messa ogni domenica sono il 33% di Forza Italia, il 24% Azione Italia dei Valori, 22% Fratelli d'Italia, 19% il PD, 15% la sinistra, 11% il Movimento 5 Stelle, 10% la Lega. Ecco, questo è il quadro che ci danno. Torniamo invece un po' ai contenuti. Delle tabelline. Come ha ricordato di recente un volume molto importante, La Chiesa Brucia, Andrea Riccardi, che è uno storico, l'Italia viene generalmente considerata un paese cattolico, anche se si è verificato un forte e progressivo calo dei cattolici impegnati e dei cattolici praticanti. Un'indagine Ipsos mostra che i praticanti domenicali erano nel 2009 il 32%, di cui 6,9 cattolici impegnati e 12,1 praticanti, con una riduzione del 13% in poco più di 10 anni, quindi dal 99 al 2000. L'area dei partecipanti saltuari alla messa nel 2020 risulterebbe del 32,8, mentre nel 2009 era del 38-30. I non praticanti che si dichiarano cattolici ma non crescono molto, 12,6% nel 2009, 13,5% nel 2020. Quello che colpisce è il raddoppio del numero dei non credenti che si dicono non aderenti a nessun, dal 14,2 del 2009 si è passati al 30,6 del 2020. Quindi pensate come il 29% di quelli che vengono chiamati i cattolici della domenica è rappresentato da anziani con più di 65 anni. Il mondo dei giovani costituisce il mondo con cui la Chiesa ha un contatto più difficile. Tra loro, tra i giovani non credenti, sono il 49% tra i 18 e i 24 anni, il 43% tra i 25 e i 34. Circa un giovane su due è non credente. Quindi, col passare degli anni, ovviamente, quando questi giovani crescono, il popolo praticante o impegnato in cose religiose sembra destinato alla subire. Più del 30% non andrebbe mai in chiesa. Vi dico, questo non è che l'ho fatta io la ricerca, sono dati
degli Ipsos. Più del 30% non va mai in chiesa, eppure diciamo, gli atteggiamenti anticlericali sono molto sfumati o sono quasi scomparsi. Cioè, diciamo, c'è anche questo fenomeno, la diminuzione ha fatto diminuire i bestemmiatori. Nella vita quotidiana ci si accorge di persone che non sanno quasi nulla della Chiesa e dei suoi riti. È un'area meno ostile di quella che si è sviluppata in Spagna, cioè l'anticlericalismo spagnolo sarebbe più forte di quello italiano. Comunque c'è proprio un'importante parte della popolazione italiana che ha divorziato, fra virgolette, dalla religione. Non solo, ma si è indebolita la struttura della Chiesa. Nel 90 vi erano 38.000 preti in Italia, nel 19 ve ne erano 32.000, in media uno ogni 1.900 italiani, cioè un prete ogni quasi 2.000 italiani. Quindi non si riescono più a coprire le parrocchie italiane, che sono 26.610, sono date, ma non riescono più a trovare i parroci. E allora cercano di, questo in Francia era già successo, di mettere un compattare, mettere un parroco per un gruppo di parrocchie. E naturalmente in circa tre decenni sono scomparsi 6.000 preti. Le regioni più in difficoltà sarebbero sempre, secondo questi Ipsos, il Piemonte e la Liguria. Piemonte e Liguria. Anche le suore sono calate, erano 153.000 50 anni fa e si ritrovano ad essere meno di 75.000, con un calo di circa 2.000 suore all'anno. Il reclutamento dei seminaristi ha conosciuto una forte flessione, però in alcune regioni ancora regge. Nel 2018 sono stati ordinati in Francia 114 preti, tutta la Francia, di cui solo 68 preti diocesani. E in Italia invece ne sono stati ordinati 240. La crisi delle vocazioni comunque è da anni all'attenzione dei responsabili del culto cattolico. C'è un altro aspetto che viene ricordato, significativo non solo per l'Italia: la dissoluzione del cosiddetto mondo delle campagne. Sapete che nel centro-nord, più diciamo soprattutto in Emilia Romagna, quindi una volta si chiamavano i Vaccari, il Vaccaro, sono quasi tutti musulmani. Cioè il parmigiano che noi mangiamo è fatto con il latte tirato fuori dai musulmani. Naturalmente vi rimando, perché questo è un periodo dove se ne riparla molto, al famoso libro di Lorenzo Milani, Esperienze pastorali, e quindi varrebbe la pena di rileggerlo. Dal 78 non abbiamo più un papa italiano. I vertici del cattolicesimo sono sempre meno italiani, e la curia romana è molto internazionalizzata,
ma ancora c'era una componente importante di italiani nel corpo diplomatico del Vaticano. Nel preconclave del 2013 i cardinali eletti per eleggere il successore di Benedetto XVI hanno posto la questione italiana nel governo della e anzi hanno contestato, diciamo, un'eccessiva presenza ancora di italiani nelle strutture direttive della Chiesa. Sempre Andrea Riccardi ricorda che sono molti gli elementi della crisi del cattolicesimo italiano. C. Riduzione della pratica religiosa, calo delle vocazioni, scarsa incidenza nella vita nazionale. Giuseppe De Rita, attento osservatore delle vicende del cattolicesimo italiano da molti decenni, ha osservato la forte riduzione di vicinanza tra la Chiesa e quello che si chiamava, non so se vuoi usare ancora questo termine, il ceto medio. Oggi la Chiesa non sposta più, ci sono proprio, se io penso quando ero giovane io, che tutti stanno lì a aspettare l'indicazione di padre Lombardi, un gesuita che predicava nella Chiesa del Gesù e che diceva come si doveva votare, e invece la Chiesa dice non sposta più voti, e 7 italiani su 10 secondo il Censis hanno un'immagine della Chiesa rarefatta e poco incisiva. Quindi, come vedete, il quadro è noto anche che fino a poco tempo fa in Europa la maggioranza delle persone viveva all'interno di gruppi religiosi ristretti e circoscritti, con una coscienza marcata della propria identità e della differenza che li separava da individui appartenenti ad altre tradizioni religiose. È necessario segnalare che l'attuale prossimità confessionale forzata, ormai siamo obbligati a convivere con persone di altre religioni, credenti, normalmente insomma sono persone religiose, però non questa prossimità non è stata accompagnata da un'attenzione e una formazione specifiche, un'inserzione corretta che sia una riflessione all'altezza della storia. L'emozione collettiva suscitata da eventi di enorme impatto mediatico, quali quelli famosi dell'11 settembre del 2001 a New York, ha contribuito a diffondere paure, diffidenze, pregiudizi, sospetti reciproci. Come è stato osservato un libro disegnato di Salvarani, diversamente rispetto al passato recente, oggi persino una rapida istantanea sulle varie credenze non può che fotografarle come un processo in costante divenire. È possibile, senza alcun problema o conseguenza, scegliere di essere atei o agnostici, seguire un'ortodossia religiosa, cambiare confessione religiosa, ritagliarsi anche un proprio specifico personale percorso all'interno delle religioni. Cioè c'è una grande libertà anche nei credenti, c'è una grande libertà di decidersi la religione che gli piace, non più quella, diciamo, dettata, ma quella che uno sceglie.
Naturalmente tutto questo, come scrive Salvarani, tutto ciò ci appare più frastagliato e fluido, meno assodato e assertivo, e i credenti rimasti si sentono più liberi, pur se meno sicuri della bontà della loro direzione spirituale. Le grandi istituzioni religiose appaiono più vulnerabili di prima. L'assolutezza del messaggio religioso viene messa in discussione dalla pluralità delle molte scelte che ci troviamo davanti. Come aveva ripetuto più volte il cardinale Martini, ricordate, ci vescovo di là, cito: il pluralismo religioso è oggi una sfida per tutte le grandi fedi, soprattutto per quelle che si definiscono come vie universali e definitive di salvezza, tanto che se non si vuole giungere a nuovi scontri occorrerà promuovere con forza un serio e corretto dialogo interreligioso. E Martini citava Norberto, pensate, Martini citava Norberto Bobbio, che era il papa laico, diciamo se vogliamo, citava Norberto Bobbio per dire che si bisogna distinguere tra credenti e non credenti, come si fa tra pensanti e non pensanti, al di là della fede dichiarata. Quindi, come vedete, il quadro è abbastanza complicato. La stagione successiva al Concilio Vaticano II della Chiesa Cattolica è stata segnata da molti abbandoni di chierici e dalla decrescita delle vocazioni. Per le suore religiose le cifre sono abbastanza impressionanti. Le prime 10 congregazioni femminili dal 65 al 2005 vedono un crollo di effetti. Le suore vincenziane, forse qualcuno di voi ricorderà, sono sempre importanti nel mondo della carità, sono calate del 52%. Le suore di Maria Bambina del 42%, le benedettine del 37%, le clarissime del 23% e anche fra i religiosi maschi. I gesuiti sono calati del 44%, i salesiani del 24%, i frati minori francescani del 41, i benedettini del 35, i domenicani del 39, i fratelli delle scuole cristiane del 68%, i maristi del 57, i lazzaristi del 32, i passionisti del 47, i cistercensi del 42%, i cosiddetti padri bianchi del 49%, gli scolopi del 45%. Questo, tra questi anni, quali anni è la caduta? Questi sono dal 12. Dal 12, in poi, okay. Dal 12. E, alcune congregazioni maschili un po' fuori centro, come i legionari di Cristo, forse esistono anche in America Latina. Sono messicani originalmente. Ecco, i legionari di Cristo sono cresciuti del 682%. Pensate quindi che sono un caso abbastanza discutibile. Ancora, fra poco, come sapete, a poco più di 10 anni dal Concilio Vaticano II,
nel 67 uno storico francese, Jean Bellino, pubblicò un libro in questo titolo: Il cristianesimo sta per morire, tradotto in Italia nel 78. Aveva davanti a sé una chiesa francese che con vescovi e teologi aveva svolto un ruolo importantissimo al Vaticano II e si era poi impegnata ad una profonda recensione del Concilio, non senza polemiche e discussioni e difficoltà. Delimo guardava anche al cristianesimo europeo. Siamo alla fine del pontificato di Paolo VI, che c'era già la crisi. Sappiamo, abbiamo saputo molto dell'America Latina, dove vive il 40% dei cattolici del mondo, e abbiamo già imparato con la relazione degli altri ricevuti qual è la situazione. L'annuario statistico della Chiesa del 2018 registra come tra i cattolici del mondo quelli europei sono calati per centinaia, e lo stesso il numero dei sacerdoti. Però, nonostante il declino rispetto ad altri continenti, l'Europa ha ancora un numero alto di preti cattolici del mondo. E questo dimostra l'importanza, tra virgolette, mondiale del cattolicismo europeo. E quindi vedete che il quadro, anche nella parte positiva, è abbastanza cambiato. È noto che in questa situazione un contributo rilevante alla riflessione è venuto da un filosofo canadese, Charles Taylor, professore all'Università di McGill di Montreal, nel suo monumentale volume, tradotto in Italia nel 2009, L'età secolare. Taylor si è interrogato su cosa significhi oggi vivere in un'età consegnata, questo è il termine, un'età consegnata alla secolarizzazione. Ormai il posto occupato dalla religione è profondamente cambiato in Occidente nell'arco di pochi decenni. È quindi necessario indagare le conseguenze di questo grande sommovimento, chiedendosi che cosa accade nella vita delle persone quando una società in cui era praticamente impossibile non credere in Dio diventa una società in cui avere fede, anche per il più convinto dei credenti, è un'opzione tra le tante. Oggi vivremo in un mondo caratterizzato non tanto dall'assenza di religione quanto dal moltiplicarsi delle opzioni religiose. E questo, guardate, attenzione, quando noi siamo la secolarizzazione, però c'è un moltiplicarsi di opzioni religiose parallelo. E c'è una comparsa di nuove forme di spiritualità e anche di irreligiosità di singoli gruppi o individui. La fede in Dio trascendente rappresenterebbe anche nella società postmoderna secolarizzata una possibilità tutt'altro che in essenziale o residuale. In questo orizzonte sempre Taylor che scrive, secolarizzazione diventa sinonimo più di frammentazione delle identità che non di nascita di una singola e coesa identità
secolare. Quindi non c'è un'identità secolare che ha sostituito l'identità religiosa. Quindi Taylor mostra come la postmodernità stia generando una varietà crescente di posizioni morali e spirituali, una stella supernova segnata da un pluralismo sfrenato nel mondo spirituale. Un cenno ancora alla situazione italiana, dove, come sapete, c'è stato un calo nel cosiddetto, nelle firme per la Chiesa Cattolica, il cosiddetto 8 per 1000. Quando all'epoca istituimmo questa forma di finanziamento, non pensavamo proprio che potesse essere utilizzata per verificare le aliquote. E invece, in realtà, il calo dal 1989 e i 100 contribuenti erano il 45% dei contribuenti su 100, nell'89 sono scesi ancora al 5% nel 2018, ma risaliti al 10% nel 2020. Quindi pensate, il calo è un segnale anche questo, no? Perché poi non c'è bisogno di essere credenti per dare l'otto per mille, però bisogna avere fiducia nella capacità della Chiesa di utilizzarlo a fini. Concludo. Ovviamente senza pretendere di esaurire la tematica che mi è stata affidata, direi che l'incapacità di garantire in maniera positiva la possibile riconfessionalizzazione della società e il mutamento del quadro socio-religioso impediscono alla giurista la piena attuazione del contesto costituzionale in tema di uguaglianza e libertà religiosa, ma hanno anche alimentato il progressivo ripotenziamento del ruolo svolto all'interno del sistema delle fonti del diritto dal principio di laicità. Cioè, in fondo, la secolarizzazione ha fatto del male anche alla laicità. E è sufficiente ricordare che la laicità, più che un valore in sé, è un principio costituzionale in Italia, da cui deriva anche un metodo di confronto, di tolleranza e rispetto per l'impegno. Destrutturare la laicità significa affermare la priorità del dogmatismo sullo spirito critico e quindi di affermare che i processi di produzione legislativa, produzione del diritto, possono prescindere da un confronto tra soggetti dotati di pari dignità sociale e mettere in evidenza la necessità di non leggere il sottosistema normativo diritto e religione in modo autoreferenziale, ma di porlo in connessione con i principi fondanti della nostra Repubblica, come democrazia fondata sul rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo. Consentitemi ancora un cenno all'evoluzione giuridica delle norme penali in materia religiosa, che si è sviluppata attraverso quattro fasi: deistituzionalizzazione,
intersomnizzazione, prima intersomnizzazione e seconda intersomnizzazione. La traiettoria... Professore, devo chiedergli di alzare la voce perché questa, questa categoria non sono riuscita a sentire. La traiettoria politica e giuridica delle norme a difesa del sentimento religioso non lascia immaginare i limiti. Una delle ipotesi è che nel tempo l'evoluzione della tutela penale della religione sia destinata a compiersi attraverso un ulteriore passaggio ermeneutico di vera e propria laicizzazione della normativa. Un passaggio che se non ci sono più santi non si può bestemmiare. C'è anche un risvolto non religioso nella sicurezza. Un passaggio alla laicizzazione normativa che si potrebbe realizzare quando, sul modello anche di altri ordinamenti giuridici, si operasse la conversione del bene giuridico protetto dalle norme contro la bestemmia, privilegiando la sicurezza ordine pubblico anziché la religione sensibilità religiosa. Ricadendo nella materia della sicurezza pubblica, queste norme si sottrarrebbero all'orbita della disciplina specifica del fenomeno religioso che ho insegnato per circa 50 anni. Vi suggerisco una lettura, molto simpatica, Tommaso Montanari, una storia dell'arte, che si vede anche in televisione, chiese chiuse, migliaia di chiese sono inaccessibili, saccheggiate e pericolanti, altre trasformate in attrazioni turistiche a pagamento. Non sappiamo cosa farcene di tutto questo ben di Dio. Mancano visione, prospettiva, ispirazione. Ecco, è un librettino pubblicato da Einaudi che, se volete, è molto interessante da leggere. Vi ringrazio per la presenza. È l'ultimo passaggio in cui verso la fine c'è la distinzione in quattro categorie verso la fine del discorso. L'ultima era la secolarizzazione, l'ho capita quando ho pensato. Ah sì, sì, ecco qua. Ecco, le altre tre. L'evoluzione giuridica delle norme penali. In materia religiosa si è sviluppata attraverso quattro fasi: deistituzionalizzazione, cioè non ha più valore giuridico, deconfessionalizzazione, privatizzazione, secolarizzazione. Questi sarebbero. Capito? Sì. Sì, Roberto, abbiamo, anche se siamo per ritardo, 15 minuti pieni li abbiamo? O sì, possiamo fare, perché tanto abbiamo due ore per il catering già pronto, ma aspetta noi, quindi possiamo discutere, perché siamo quasi 10 minuti di ritardo, possiamo incominciare a discuterci, è ricchissima, secondo me, quindi al di là, i dati interessano tutti, a me un po' meno, devo dire. Quindi ricchissima di dati, però ci sono tantissime cose veramente su cui possiamo discutere. Io potrei dire qualcosa. Sì, sì, dobbiamo parlare tutti, anche se brevemente. Volevo ringraziare il professore che mi restituisce questa l'emozione di sentirmi ancora sua alunna. Volevo dire questo, forse questo può interessare le persone che hanno coltivato queste materie negli ultimi anni. Io personalmente, avendo lavorato su questo settore, sono rimasta molto, ma molto impressionata dal fenomeno dell'ortodossia a cui il professore faceva riferimento. Perché in realtà gli ortodossi, faccio riferimento agli ortodossi di Romania, che sono circa 1.400.000, complessivamente sono quasi 1.900.000,
quindi poco meno dell'Islam, che sono in tutto 2 milioni e 100. Quindi è la seconda etnia che nell'immigrazione si presenta allo Stato italiano per chiedere il riconoscimento giuridico come religione ufficiale. Non sono riuscita ad aiutarli completamente perché hanno avuto il riconoscimento giuridico nel 2011, ma non sono ancora riusciti ad avere l'intesa, perché ci sono delle fratture, degli ostacoli da superare. Primo fra tutti il fatto che loro hanno 236 circa sacerdoti uxorati, tutti con le famiglie numerose, e quindi il fatto di riconoscere la Chiesa comporterebbe problematiche del riconoscimento del rapporto di lavoro di queste famiglie, quindi problematiche con l'INPS. Ma non è questo che mi ha colpito. Quello che mi ha colpito è il fatto che quando sono arrivati in Italia erano in realtà prevalentemente operai, muratori oppure badanti che venivano per un periodo limitato nel tempo e poi tornavano a casa con un gruzzoletto per ristrutturare la loro casa. In realtà, che cosa è successo negli ultimi tempi? Avendo io seguito personalmente per agevolare l'intesa, che cosa ho scoperto? Che innanzitutto chi veniva, non venivano più separate famiglie, operai, insomma, ma venivano mariti e mogli. Se erano giovani, mettevano su famiglia in Italia, e ora abbiamo migliaia e migliaia di bambini che si sentono italiani e a casa non tornano più. Quindi, cioè praticamente per la prima volta, tempi, abbiamo fotografato questo fenomeno dell'ortodossia che non torna più indietro. E quindi in questo non tornare indietro, in qualche modo i rappresentanti pubblici si sentono chiamati in causa ad assicurare loro un futuro definitivo, non è più una cosa transitoria. Quindi che cosa, perché racconto questo? Perché negli ultimi anni del mio lavoro fatto come direttore dell'ufficio dei culti del Ministero dell'Interno, mi sono occupata di loro, e in questo occuparmi di loro mi sono resa conto di come per esempio la religione cattolica e i sacerdoti cattolici hanno favorito, perché abbiamo 356 chiese, prima non ce n'erano, ce n'erano pochissime perché tutte erano fruite in comodato gratuito d'uso dalla religione cattolica, quindi abbiamo 356 chiese e 55 di queste chiese sono state costruite con i soldi dei sacerdoti italiani che hanno contribuito, per esempio quella di Pescara, che è l'ultima. E in più voglio dire un'altra cosa, perché questo a loro, a ragazzi giovani che sono destinati a operare in questo settore, potrebbe essere anche utile sapere il fatto che la comunità di fede, che sarebbe l'ente intermedio tra questa popolazione di gente che sono quasi 2 milioni e lo Stato, gli uffici pubblici, parlo della direzione dei culti, ma non è solo quella perché c'è la presidenza del Consiglio, hanno avuto questo ente intermedio che è la comunità religiosa, che ha fatto in qualche modo da intermediario e ha attenuato nel tempo dei processi che potevano essere letali per la comunità stessa. Nel 2014 abbiamo avuto una gravissima crisi economica, quasi tutti hanno perduto il lavoro, e la comunità di fede è intervenuta da Juventum per aiutarli in questa fase transitoria che è durata circa un anno e mezzo. Quindi mi fa piacere che il professore ha raccontato di questi numeri, perché poi i numeri secondo me devono vivere nella nostra realtà come un movimento di persone che vengono e scelgono di stare nel nostro paese perché scelgono di stare meglio. E nello scegliere di stare meglio, noi siamo chiamati in causa innanzitutto per procurare delle condizioni migliori, cioè non possiamo avere un atteggiamento di chiusura, di rifiuto, perché la maggior parte di loro indietro non torna.
siano essi musulmani o Sikh, come diceva il professore, noi oggi senza i 120.000 Sikh non sapremmo che cosa fare, perché non solo mungono le mucche lì in Emilia Romagna e in Lombardia, ma lavorano le pelli, cioè qui fanno delle cose terribili, perché a Latina ce ne sono 15.000 e praticamente questi lavorano nelle serre ininterrottamente, cose che ormai gli italiani non vogliono più fare. E vogliamo dire che i Sikh è l'unica comunità, l'unica etnia che denuncia le mafie nelle campagne, a rischio di essere in qualche modo isolata. Isolati, menati, distrutti. Sì, io mi collego in realtà all'ultimo punto che ha portato la collega, e credo di fare una domanda che può essere un po' più alto. La domanda che pongo credo che sia di forte interesse sia per il profilo giuridico, ma anche per l'antropologia. Perché la questione su cui lei inizialmente ha introdotto il discorso è la questione della differenza tra lo spazio pubblico e lo spazio privato. Quindi questo è un aspetto che mi interessa molto, perché a livello sociologico abbiamo già abbiamo risolto con i livelli macro, meso e micro l'inquadramento dello svolgimento di alcune pratiche religiose nella sfera istituzionale, nelle sfere degli agenti educativi e poi nell'ambito privato. Quello che mi chiedo è come possiamo intendere le pratiche comunitarie che sono fuori dagli spazi familiari, quindi non possiamo definirle private, e quindi se lo spazio di un luogo di culto, lo spazio di culto che non ha avuto un riconoscimento nell'intesa, mi riferisco soprattutto all'Islam, è corretto definirlo spazio pubblico? Cioè mi chiedo quindi se perché alcuni colleghi definiscono lo spazio di esercizio di culto, di una pratica educativa all'interno della moschea, spazio privato della comunità, e quindi questo mi crea problemi con il discorso appunto moschea-associazione. Per cui la domanda proprio che li pongo è quello che diceva prima la collega, no, il concetto della comunità di fede, dello spazio intermedio anche. Come categorie, proprio a livello sia di giuridiche che antropologiche, come ci muoviamo sulla questione degli spazi pubblici e privati, allora, nei luoghi di culto non riconosciuti? Allora, diciamo che la manifestazione della religione negli spazi privati ovviamente è consentita. In casa uno fa anche un'associazione, la sede di un'associazione, nella sede possono anche... La Raggi, professore. Sabato era pronta una manifestazione di ordine pubblico. A Firenze, per esempio, dove non hanno risolto un garage che però sta tutto in piazza, perché non c'entrano il garage, no? Quindi sono, però che si fa? Teoricamente non si. Il momento in cui viene riconosciuto, si fa l'intesa, allora diventa spazio pubblico. Ma se no. Professore, faccio questa osservazione. La Coreis, sì. Yaya Pallavicini, sì. Il diciamo discendente della diciamo caduta da cavallo. No, allora, sono discendente. Nella contesta, vabbè, non importa. Comunque, praticamente Yaya dice che hanno avuto l'autorizzazione a costruire la moschea in una zona di Milano. Z-
amministrazione del comune. Ma la Cores è l'unica che c'è un riconoscimento. No, allora, la Cores no. Non ha, la no, Cores non ha niente. Io stavo lavorando per questo, ma non ha niente. Quella sentenza recente del Consiglio di Stato. Cioè, insomma, no. Mi hanno detto che allora, il Consiglio io non di l'ho Stato... vista. Esatto. Quindi l'iter è in itinere, ma loro ciò non toglie che hanno comunque costruito su autorizzazione del comune e della regione, perché questa è una competenza regionale, hanno dei luoghi di culto che sono regolari, tant'è vero che ora hanno fatto causa al comune di Milano, perché il comune in un luogo contiguo a loro fai conto 20, 22 anni, sì. Gente che ancora non è laureata, che hanno manifestato l'interesse di frequentare luoghi di culto. Dietro telefonata, per esempio alla grande moschea, c'è l'imam con Redouan che si fanno trovare davanti alla porta che, e spiegano tutta la cosa di Renzo Piano, poi all'interno ti fanno togliere le scarpe e ti spiegano tutto il culto. Quindi probabilmente negli ultimi tempi qualche cosa in virtù non so di chi, certamente non è merito di nessuno, è merito di tutti, però c'è un'apertura. No, comunque la situazione... Allora... intanto questa questione di spazi religiosi pubblici e spazi religiosi privati in realtà non è risolta, no. Perché, allora, appunto, se c'è il comune e la regione che autorizzano, sono pubblici, professore, sì, sì, se ma, poi l'autorizzazione ad erigere una costruzione riguarda una comunità al che non ha... ma non che possa entrare chiunque. Ma se un'associazione è l'associazione non è attuale. No, l'associazione è culturale, un'altra cosa. Cioè io sto parlando solo di enti religiosi. L'associazione culturale privata ha un'altra disciplina giuridica che è di competenza della prefettura e quindi segue un altro corso. Infatti alcune sono autorizzate dalle prefetture. Esatto, perché sono culturali. Sono associazioni culturali perché sotto se nascono siamo nella sfera pubblica, siamo nella sfera pubblica però sì. Non dello Stato, esatto. Ma, della, ma prefettura. Della prefettura, quindi è molto più semplice avere per loro un riconoscimento giuridico come associazione, è diverso di avere il riconoscimento come religione, ente di culto che è riconosciuta dallo Stato italiano, perché la noi le intese ce l'abbiamo solo con 13 associazioni, la libertà associazione sportiva, esatto. È garantita. Se vi racconto una cosa divertente, in Francia c'è la separazione, come sapete, alla residenza, tranne che in Alsazia Mosella, dove c'è ancora un concordato e sono riconosciute le confessioni anche diverse. E in parroci sono il clero, no, tutto il clero cattolico è pagato dallo Stato, cioè la Francia laica stipendia il clero cattolico di alcune chiese. Che succede? Che il clero ortodosso ha i preti della moglie e i figli. Quando muore il parroco ortodosso, danno la pensione alla vedova, la reversibilità della pensione da parroco
alla sua signora. Questa è una cosa che mi ha sempre molto divertito, ma in realtà lì non è innalzata. San Mario sta, quindi voglio dire, non è che sia una grande soluzione. Certamente la situazione, le situazioni di cui parliamo sono in grande evoluzione, quindi non c'è niente in quello che diciamo. Religione diversa dalla cattolica che abbiamo conosciuto in Italia fu quella ortodossa, la Chiesa ortodossa di Venezia, perché aveva la personalità giuridica austriaca, quindi non gliela potevano togliere. Si chiamavano greco scismatici, proprio per disprezzo. Però avevano la personalità giuridica, i luoghi di culto e tutto. Comunque vi dico, non c'è nessuna parola definitiva che si possa dire in questo, forse anche in situazioni diverse da queste, ma insomma non si può, c'è una situazione in grande movimento. Però parallelamente a questo c'è appunto quel calo di adesione alla Chiesa Cattolica, che certamente non solo è significativo, Non è di fatto, non sto ricordando tutto. Ci sono altre domande? Ci sono tanti temi che sono stati affrontati, il fanatismo religioso, per esempio la formazione al dialogo. Una cosa che non avevo capito bene, verso la fine, quando ha detto, se ben scritto, la secolarizzazione alla fine ha fatto più danni, cioè sta facendo danni alla laicità. Ha detto qualcosa del genere, però non ho compreso poi il nesso, mi ero perso il passaggio. Paradossalmente, in una società secolarizzata, la laicità ha meno senso, no? La laicità ha valore in una società in cui la religione sia importante. Se un credente che laicità c'è, sì. Separati da chi? Da niente. Laicità, separazione, diciamo, sono istituti giuridici che hanno come premessa l'esistenza di credenti con i loro bisogni, le loro abitudini. No? Se c'è più nessuno, vabbè, laico degli contro lì. Un'altra cosa volevo dire rispetto al tema dei giovani, no, che stanno diventando un po' più alto. I giovani che stanno diventando sempre più agnostici, atei, no, che vanno verso. Sì. C'è però una tendenza che avevo letto nel libro di Garelli, gente di Coccavelli, su giovani che però si stanno riavvicinando alla fede tra i cattolici. Per tradizione, e questa componente religiosa si trova anche negli adulti, a fronte, ora non ricordo se fosse un 70% di persone che si definiscono ancora cattolici, c'è una componente in crescita in questi anni di persone che tornano a definirsi cattolici per tradizione. Poi quando si va a chiedere quanti credono in Dio, c'è una percentuale, ora non ricordo bene i numeri, che non crede in Dio. Quindi potrebbe essere, cioè questa laicità potrebbe essere, diciamo, di nuovo, potrebbe esserci bisogno di risollevarla nel momento in cui la religione magari diventa identitaria. Assolutamente, e quindi può diventare. Ci credo poco. Comunque, il libro che prima avevo citato, Brunetto Salvarani, Senza Chiesa e Senza Dio, la terza 2023, è uscito qualche mese. Dice, professore, la ricerca Ipsos a cui fa riferimento del 2012 ha un titolo? No, basta cercare Ipsos. È generico? Internet, no. Sì.
ci sono altre domande, altri temi che vogliamo affrontare. Hai capito? Praticamente la secolarizzazione pregiudica anche la laicità. Io ho degli ottimi rapporti con l'Unione degli Atei, che sono anche molto simpatici, devo dire, e ho una mia antica dottoranda che gli fa la consulente giuridica anche, ma io gli dico: ma voi non potete bestemmiare, perché chi bestemmia? La bestemmia presuppone il credere, la bestemmia la fede. La bestemmia è la differenza. La bestemmia presuppone che ci sia qualcuno da bestemmiare, ma se non c'è nessuno, buonanotte. No? Mi prendo sempre in giro. E poi loro stanno molto, hanno un corso, un ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo che è stato giudicato, ma non è stata ancora pubblicata la sentenza, contro lo Stato italiano che ha rifiutato di fare l'intesa con gli altri, perché ha detto siete una legge. Allora loro hanno fatto ricorso, è stato deciso, ma non sappiamo come. Io li vedo in giro e gli dico sempre: se poi lo vincete voi, vi tocca fare chiesa anche in Italia, per dire, per andare. In Inghilterra c'è una specie di cattedrale atea a Londra. Sì. Adesso io mi prendo in giro di questo luogo, in realtà è un luogo di riunione, però gestito dagli atei inglesi, perché l'ateo è incredente nell'ateismo. Cioè non è l'indifferente, l'ateo è un ateo positivo, mentre l'indifferente non crede un po' a notte, no, non ha, mentre l'ateo in fondo c'è anche teoricamente da combattere gli dèi. Non si hanno notizie su come si è orientata la Corte? Purtroppo ma è la no. Stessa Corte che affermò che il crocifisso è simbolo universale, non è come... non so se siano, non so se sono cambiati i giudici, onestamente. Però, io parlai, ho parlato. La Corte sta sempre in Ungheria, dove sta? No, a Strasburgo. A Strasburgo sì, ma è fatta da. No, pensavo che fosse in Ungheria. No. La Corte della Legittura è sempre stata dalla fondazione. Sempre stata a Strasburgo, c'è un giudice per ogni paese, che sono molti di più di quelli della comunità europea, ovviamente. No? Allora, so che hanno fatto, però non l'hanno ancora pubblicato. Ho parlato col giudice italiano che mi ha confermato che la sentenza è stata messa, ma che. Sì, ha dato quando un rispetto al riferimento alla Francia laica e Alsazia, Mosella, Lorena. In Francia di recente si è discusso se si poteva o no andare a scuola indossando il velo islamico. Esatto. Un nostro collega francese, fautore della sociologia della laicité, si è dimesso dalla commissione che aveva proibito l'uso del velo islamico in classe. Gian Bovero? Allora chiesi al collega se lui conoscesse quale fosse la somma che lo Stato francese anno per anno spendeva per questioni di culto in tutto lo Stato e in particolare per tutta una serie di impegni in Alsazia e Lorena. Il collega, molto ben informato, visto che era persino in quella commissione, mi disse di non saperne nulla, ma di avere solo un'idea vaga. E allora io gli dissi: ti do una possibilità. Sappi che in Italia la Chiesa Cattolica prende dall'8 per mille circa 1 miliardo di euro.
Lo Stato francese quando spende molto di più. Questa alla è la città alla francese. Alla faccia. Quindi come dire, hai voglia legge del 1905. Sì. Nei fatti c'è quella legge. Nei fatti tutta una serie di miscredenti, da Mitterrand l'ultimo patron, non si sono peritati di andare a San Giovanni in Laterano a farsi intronizzare canonici. Perché, bravo, per non mi ricordo più quale accordo, il Presidente della Repubblica francese è canonico del Laterano a vita. Quindi molti, anche se non credono, come dicono a Firenze, nemmeno al pancotto, vanno lì a farsi intronizzare. No? Sì. E la Francia ha più contraddizioni dell'Italia, questo sì, questo è. C'è più contraddizioni perché insomma, è anche difficile gestire la laicità, è meglio gestire in differenza che la laicità, no? Anche perché ricordavo, io mi sono occupato per tanti anni e mi occupo di buddismo, che i buddisti italiani facemmo un'indagine a suo tempo, risultavano soltanto due persone che avevano chiesto lo sbattezzo. Quindi tutti i buddisti italiani sono tutti battezzati e contenti di restare battezzati, e abbiamo anche molti insegnanti di buddismo che sono anche cattolici, sono cattolici e praticanti e sono maestri diciamo ordinati secondo le varie tradizioni, soprattutto lo Zen giapponese. Volevo chiedere ai giovani presenti, e chi di voi ha mai incontrato o visto un eremita? Lei sì, dove? Mi racconti? Dove? Viaggio Conte, il famoso a Palermo. Sì, a Palermo. Quello che è morto poco fa. Ecco, quando ero ragazzino io, era piena di eremiti in Italia. C'era tanto, mi ricordo, in Puglia. Ce n'erano tanti. Oggi vado all'eremita. Quello sta in genere, c'erano delle piccole cappelle con una stanza annessa in cui viveva l'eremita. Poi stava in preghiera lì, come non si annoiasse, non l'ho mai capito, ma insomma stava in preghiera l'eremita. Oggi professore, noi li ammazzavamo, la Davide Lazzaretti, certo, sulla miata, la filata dei carabinieri, abbiamo risolto il problema. Ma io mi ricordo in Italia meridionale, Campania e Puglia, ce n'erano non pochi, gli eremiti. Manca il termine, c'erano gli eremi, ma ancora si vanno a vedere per la storia dell'arte l'eremo di Camaldoli, l'eremo di non so dove. Quello istituzionalizzato funzionava. Insomma, vabbè, grazie dell'attenzione. Grazie.